Buongiorno a tutti, oggi giorno 25, venerdì 3 aprile 2020. Per fortuna questa è una giornata di aprile, quindi sole a manetta. Fa ancora un po' fresco, ma secondo me più tardi si starà meglio. I pannelli stanno lavorando bene, così posso ricaricare le batterie finalmente, perché sono stati dei giorni veramente duri. Credo di meritarmi un po' di sole, ce lo meritiamo. Sia io che la Sherry, qui da qualche parte. Ora colazione, o forse prima pupù, però in camper perché ho ancora spazio volontà. E poi dopo mi metto a lavorare un po' il computer, dopodiché scendo giù per lavare un po' di vestiti, non so ancora come. E far la spesa. Magari faccio anche rifornimento di carburante. Vediamo. E anche oggi ho fatto un po' di pasta. Vabbè, ma la tengo per stasera, va? Madonna, ma quante ne ho fatta? Oggi finalmente si mangia fuori. Che bello. Odore di primavera è nell'aria. Questa volta per davvero, forse. Oh, non si può avvicinare la panchina. È troppo lontana. Radler, poco molesta ma buona. Alla primavera. Bel piattone di pasta. Io con un piatto di pasta sono contento. Cosa vuoi, brutta? Buonissimo. Voglio anche farvi vedere cosa ho fatto qui tempo fa. Praticamente ho messo un gancetto per mettere questa torcia, in modo tale da avere la torcia piccolina sempre pronta. Il problema è che questo gancetto qua non è fatto per metti e togli, ma sono quei ganci per i tubi in PVC e l'ho rotto. Adesso lo cambio. Ne comprai, boh, l'anno scorso una decina. È un lavoro molto grezzo, me ne rendo conto. Ho dovuto bucare grezzamente la plastica, però vi faccio vedere adesso come funziona. Ok, praticamente ho cambiato il pezzo. Questa è la torcia piccolina.
che ha quattro potenze diverse. Vabbè, adesso non si può notare la differenza, però è molto valida. Io ce l'ho qua, con un click la sgancio e posso inquadrare fuori di notte. Ripeto, non è un bel lavoro, non è bello da vedere, però da quando ce l'ho mi sono chiesto: ma perché non l'ho fatto prima? Niente, vi lascio il link in descrizione se vi va. Ciao! Allora, ho preriscaldato il motore e ho controllato quando ho fatto l'acqua l'ultima volta e l'ho fatta sabato scorso. Oggi è venerdì, significa che meno di 100 litri mi sono durati una settimana precisa. 100 diviso 7 fa tipo 13, 13 litri al giorno è tanta roba per quanto mi riguarda. Pensateci quando lavate i piatti, quando vi fate la doccia, quando lavate i denti. Si può veramente risparmiare un sacco. Ora vado giù, faccio il pieno d'acqua, di gasolio, faccio gasolio. Ah, è una cosa che non ho detto. In tanti mi avete chiesto dove lavi i vestiti. Generalmente nei viaggi, nella vita normale, ogni 10 giorni, 2 settimane passo a casa di mia madre o dei miei zii, così loro sono contenti, mi salutano e gli lascio i vestiti a lavare. Nei viaggi più lunghi, viaggi di 3-4 settimane, un mese, più di un mese, li lavo nelle lavanderie self-service. Oggi non so, in questa situazione qua non so come fare, perché molto probabilmente la lavanderia che c'è giù è chiusa, quindi con molto ottimismo e una grande faccia da culo chiederò gentilmente, pagando ovviamente il disturbo, a 2 persone che conosco se possono farmi questo favore di lavarmi almeno una parte dei vestiti, altrimenti boh, mi aggiusterò in qualche modo. Grande novità, ho trovato casa di Rodolfo. Rodolfo non c'era, però c'era sua sorella, che è stata veramente super mega disponibile. Le ho dato un sacco di roba da lavare, un sacco in tutti i sensi, e quindi adesso fa una lavatrice. Io scendo giù al paese, all'altro paese dove c'è il primo alimentari, vado a fare la spesa, vado a fare gasolio, vado a fare tutto. Bello, questa è la parte bella di questa avventura, insomma, trovare persone disponibili e non solo gli occhi puntati addosso. Figo. Ferma. Mancano vino, birra e un po' di cose. La verdura manca, cavolo. Eccomi qua, allora ho fatto la spesa, ho comprato bresaola, prosciutto, bresaola e salame.
Poi sono andato dal macellaio, ho comprato della carne e poi mi ha dato anche gentilmente delle ossa per sherry. Poi biscotti, succo di frutta, pasta, merendine porcheria, mozzarella, latte, pan bauletto, formaggio, pan bauletto. Poi cibo per sherry ancora, non mi viene il nome, lievito, insalata, cioccolata e come si chiamano già questi, i cavoletti di Bruxelles. Poi fragole, pepe, basilico che mi mancavano. Poi apro qua, 4 bottiglie di rosso, per 4 giorni siamo a posto, 4 birre medie, GNP di fondamentale importanza, cibo per sherry, direi che ce n'è a volontà. Poi farina, altri 2 formaggi, Danette lì in cream caramel, questi che sono una droga, pomodorini. Questo è quello che ho comprato. Weyla! Allora, non ho fatto video, però posso dirvi che oggi sono veramente gasato, perché ho fatto il pieno d'acqua, ho fatto il gasolio, ho fatto la spesa. Ho trovato una persona super mega disponibile che mi lava una parte dei vestiti, quindi sarò a posto. Anzi, adesso sto risalendo su e vado a recuperare la sacca piena di vestiti puliti, fantastico. La gente si sta riscoprendo molto più vicina di quanto non credessi, quindi questo è veramente molto molto bello. Ho incontrato un po' di gente nel paese giù dove sono andato a fare la spesa, che mi segue e mi ha fatto i complimenti di continuare, di andare avanti, quindi questo mi ha dato una carica veramente allucinante. E probabilmente qualcuno all'inizio mi ha segnalato, poi ha visto che era una brava persona, quindi figo, proprio la carica questa. La coppia che ha il market, il mini market giù, vabbè, oltre proprio, mi hanno invitato a cena, quindi siamo proprio a livello dopo, è veramente fantastico. No! Non ho chiuso dove c'era il vino, raga, è un danno. Ok, ho rimesso a posto, non avevo chiuso, cioè il bottone, il push lock, non l'avevo schiacciato. Comunque non vedo l'ora che passi tutto per fare una grigliata tutti insieme e abbracciare tutte queste persone che si stanno veramente riscoprendo meravigliose. Si dice così in italiano, non lo so, ormai non parlando più con le persone, cioè già non sapevo parlare italiano prima, figuriamoci adesso. Comunque spero che abbiate capito. Boh, adesso sono le 19:51, il mio orologio del Ducatone è ancora indietro di un'ora. Sto salendo su, ho comprato della carne che voglio farmi sul fuoco. Mi manca l'odore di carne, sì, non vedo l'ora di farmi una bella fetta di... Boh. Cosa ho preso? Ho preso salsiccia, pollo, un'altra roba, non lo so, vabbè, comunque buono. Il macellaio tra l'altro ha anche lasciato un pezzo di costole, non lo so bene, delle ossa per sherry per fargliele rosicchiare. Sicuramente questa sera sarà gasata per la cosa. E cos'altro dire? Niente, ci vediamo tra poco con il fuoco, speriamo. Che spettacolo, sono arrivato qua finalmente. Adesso accendo il fuocherello perché fa piuttosto fresco e poi se magna e soprattutto se beve mentre se magna. Cioè la combo carne e vino rosso spaziale. Che gas, ragazzi. Adesso stendo la roba che mi hanno lavato Rodolfo e sua sorella.
Beh, sicuramente la roba stasera si ghiaccerà perché è ancora umida, però domani appena esce il sole, secondo me, si scalda e si asciuga per bene. Non basta il filo, devo prenderne altro. Vabbè, adesso vediamo come fare. Metto un altro cavo che da lì va dietro al mezzo. Dove lo collego dietro? Non so dove attaccarlo. Ok, perfetto come lunghezza. Sì. Ottimo. Ma magari già col vento un po' si asciuga, anche se in realtà la temperatura è attorno allo zero, quindi è molto più probabile che si ghiacci tutto. Però vabbè. Qua ci sono tutte le mutande. E siamo a posto. Spettacolo. Che figata questa cosa. C'è anche brava gente. Sedia, poi. Pentola forno, la sto usando un sacco in questi giorni, sono contento perché non l'avevo sfruttata molto e questa cosa un po' mi dispiaceva. Allora, allora ci metto un po' d'olio. Che è mezzo ghiacciato, cioè questo fa capire quanto siano coibentati bene i camper. Questo è l'olio che c'è nel piccolo gavone dove, vicino al frigo, dove tengo le bottiglie. Cioè, ma si può? Dai, su. Vabbè, no comment. No, ferma. Allora, ok, perfetto. Adesso metto un po' lì, anche se in realtà c'è l'inferno. Non è il massimo, però vabbè. Poi, vediamo qui cosa ha portato. Mi ha portato rosmarino, ma un botto. Una fettina di formaggio che sicuro è buonissima. Una banana, cracker e 3 cioccolatini. Forse nel mondo c'è ancora speranza, forse sì. Grazie di cuore e io mi mangio questa fetta di formaggio che spacca. Ah, ma dimentico sempre tutto! Tengo molto a fare questo brindisi a Rodolfo, a sua sorella, a Filippo e Linda del negozio di alimentari, a tutte quelle persone che mi stanno supportando con dei gesti, con un modo di fare che è veramente ammirevole. Quindi grazie, un brindisi a voi e soprattutto spero che questa cosa si possa prima o poi trasformare in una grigliata reale sotto le stelle. Per ringraziarvi di cuore di quello che state facendo, è una cosa che apprezzo molto, grazie. Allora, vediamo qui a che punto è. Qui è ancora lunga, però potrei velocizzare la cosa mettendo un pezzo di brace sopra. Quindi facciamo, dov'è?
Ecco. Cieco. Sto cieco. Però se non prendo il coltello, dove vado senza coltello? Boh, ferma. Salsiccia. Ancora un goccio d'olio. È bomba. Assaggiamo un pezzo di salsiccia. No, vabbè. Ciao proprio. Paura, paura vera. Prima avevo freddo, mi sono vestito, ma ho il pile sotto e sto morendo di caldo. Tra l'altro, vediamo quanti gradi ci sono adesso. Fuori ci sono la bellezza di 1 grado e 9. Lascio un po' qui, tanto la pentola rimane calda. Sarà che ho tagliato la legna, sarà il vino, sarà il fuoco. Ho un caldo pazzesco. Però se mi metto in maglietta mi prendo un malanno, non mi sembra il caso. Benessere. Cosa manca? L'ho già detto ieri, una bella sedia. Sto pacco è arrivato tipo 2 giorni dal mio arrivo in questo posto, non poteva arrivare prima, cavolo. Sarei così svaccato. Tra l'altro il come si chiama? Il macellaio mi ha dato delle ossa per Sheree, ma non le ha minimamente calcolate. Le butterò nel prato, sicuramente passerà qualche volpe o lupo. Sheree, cibo gratis, non lo accetti? Vabbè che non c'era tanta roba, però scusami, eh. Sale, do la sua pappa, va?
Qua bomba. Sta cottura è venuta una bomba. Penso principalmente per fortuna, però ogni tanto ci vuole anche quella. Ciri, hai appena mangiato, eh? Sì, una cosa spaventosa. Ho fatto salsiccia e cavoletti di Bruxelles. Avrei dovuto mettere un pelino di sale sui cavoletti, però dai, anche così va bene. Sono bollenti. No. Che freddo! Sto fuoco non spinge tanto, come mai? Vieni, Ciri, ecco. Bravo. Sì. Contenta? Sì. Fai la nanna, fai ninna, fai la ninna, ti piace così, bello, bello sì. Sì, bacio, 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 bacio papà. Ho voglia di un cran caramel. Ciri, mi vai a prendere un cran caramel? Io non ho voglia di entrare dentro. Vai a prendere un cran caramel. Brava. Un cran caramel, eh? Ok, il fuoco era un po' fiacco perché c'era brace, sì, però poi ho messo della legna troppo grande. Invece bisogna andare per gradi. Prima di mettere la roba molesta deve esserci una buonissima quantità di brace, perché sennò non ce la fa essere abbastanza calda per bruciare la legna grossa. E invece adesso spinge, infatti tra un po' mi sa che mi dovrò spostare più indietro. Bene, ho preso il cran caramel. Il dolcettino ci vuole, vero Ciri? Buono. Buono papà. Vieni qua. Seduta. Brava papà. Brava papà! Brava papà! No,
Il cream caramel ti fa male. Allora, ti do la roba che è, non va bene perché ti fa male. Non faccio filmati in cui ti do da mangiare, sono un padre che non ti dà da mangiare. Sherry, come mi devo comportare con te? Cosa posso fare? Se ti do da mangiare è la roba sbagliata. Se non ti do da mangiare le robe per te, non ti do da mangiare, ti lascio morire. Sei un cane morto di fame. Ragazzi, è Sherry obesa, cioè, mo, a parte tutto, Sherry, anch'io sono un po' sovrappeso, però anche te. Non è che adesso, cioè, capito? Facciamo così che ti piace tanto. Bisogna dimagrire, bisogna dimagrire. Il bello di Sherry è che, cioè, tu la metti in una posizione e lei sta a peso morto, cioè proprio così. Non la sto tenendo, ve lo giuro, non la sto tenendo. Sherry, ma ti sembra normale? Io ti suono. Pa 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 ta 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 pa pa ra wa ta 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 pam pam pa 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 pa. Non t'agitare, non t'agitare. Marò, quanto sei brutta. Ma quanto sei brutta. Dove vuoi andare? Vabbè, vai. Qui c'è ancora un pezzo di legno. Quasi quasi ce lo butto. Allora, questo video teoricamente lo pubblico tra, non lo so, credo una settimana. Ad oggi siamo a 73.000 iscritti. Diciamo che tra una settimana potrei essere a 85. Quando pubblico il video potrei essere a 85. E tra due settimane 100. No, dai, due settimane 100 io non ci credo. Non lo so, vediamo. Vabbè, comunque, a parte tutto, a parte le cose, le battute, mi fa davvero piacere che il canale stia andando così. Sicuramente, non lo nascondo, a livello lavorativo i numeri contano, è inutile starci dietro. Purtroppo la stessa persona con un numero, la stessa persona con un altro numero, dalle aziende viene vista in un modo diverso. E questa è una cosa che non mi piace in realtà. Perché in realtà se tu spacchi, spacchi, che tu abbia una persona che ti segue o 100.000. Però purtroppo i numeri contano, è inutile che ci stiamo girando attorno. E poi è fondamentale il discorso di base, cioè aver aperto un canale, aver aperto un blog e tutto. Anche se il blog in realtà non lo gestisco più, perché non ho tempo per starci dietro. Però motivare delle persone a fare qualcosa del genere per me è una grandissima, non mi viene il termine, comunque è un gran risultato. Sentire delle persone che mi dicono: finito questo periodo di quarantena, non vedo l'ora di farmi. Cioè, io non so, perché quando parlo rischio sempre la vita. E io questo mostro come lo metto sopra? È impossibile. Niente, sto mostro non brucerà mai. Comunque, sentire delle persone che sono gasate, dicono: la prima cosa che faccio finito sto periodo di quarantena, andare nei boschi, fare una grigliata, ieri organizziamo, facciamo. È figo, cioè, è bello vedere che c'è un ritorno alle origini, cioè apprezzare di nuovo un fuoco, una grigliata, una stellata, delle cose veramente semplici che facevano anche i nostri antenati, che però sono andate a perdersi con gli anni. Voi, non lo so, per la tecnologia, per la TV, stiamo attaccati a sti cazzo di telefonini tutto il giorno e non ci godiamo le reali bellezze della vita. Cioè, è qua. Chi è che può fare una roba del genere? Tutti. Cioè, chi sono io? Nessuno. Sto facendo una grigliata col mio cane sotto le stelle in un prato, una cosa che veramente possono fare praticamente tutti.
Certo, non puoi farlo a Torino, non puoi farlo a Milano, ma quanti posti ci sono a un'ora da Torino, un'ora da Milano, dove puoi fare cose del genere? Secondo me parecchi. Poi, vabbè, sì, in alcuni posti non si può fare il fuoco, eccetera, eccetera. Però chi cerca trova, ragazzi, ricordatevelo. Chi cerca trova, sempre. Un'altra cosa di cui secondo me vale la pena parlare è il fatto che ormai tutte le persone vogliono la pappa pronta. Cioè, non c'è più la ricerca. Tanti mi scrivono, ma come fai a trovare i posti? Wow, bellissimo, impossibile, io non li trovo, come fai? Cioè, dietro i miei viaggi, a parte una buona dose di fortuna e robe a caso, c'è anche una buona dose di organizzazione, nel senso, su internet mi guardo i posti dove potrei andare, mi guardo le foto su Google Maps, la vista satellitare, molto spesso su Google la strada sembra perfetta, poi arrivi ed è impiccata così alla morte, dove ci vuole il samurai rialzato con mega blocchi ridotte, cazzi e mazzi. Però molte volte questi studi portano a trovare posti molto belli, però secondo me la gente non ha voglia di cercare. Cioè, la gente veramente vuole il tour organizzato, ma secondo me una parte bellissima del viaggio è quella dell'organizzazione. Passare serate su Google a cercare posti ed essere già con la mente in quel posto lì. A me questa cosa affascina un sacco, perché vedo le foto e dico, cavolo, qua potrei fare una grigliata sotto le stelle spaziale, qua guarda che tramonto potrei vedere, guarda che foto potrei fare col drone. Io già mi porto con la mente in quel posto. Secondo me è una cosa che dovremmo fare tutti, perché in una piccola parte comunque ci fa già viaggiare questa cosa. E a volte mi capita di farlo anche in posti remoti, cioè vedere posti in America dove probabilmente non andrò mai, chi lo sa, però li guardo e dico, ah cavolo, guarda qua. Poi col fatto che ci sono le foto in 360 ci si può davvero immedesimare e fare quasi parte di quel posto, anche se in realtà non ci siamo mai stati. I soliti pensieri da birra vino. No, però scherzi a parte, se posso darvi un consiglio è dedicate del tempo al vostro viaggio, al cercare i posti. Mi inserisco in questa cosa qua, farò poi forse un video a riguardo, non lo so, chi lo sa. Secondo me i posti nei viaggi si trovano con alcuni metodi. Primo, botta di culo, quella ci vuole sempre, ragazzi, inutile che ci stiamo a prenderci in giro. Due, studio prima di fare il viaggio su internet, guardare su Google Maps, come ho detto prima, le foto, i posti, cercare la stradina che porta in quel prato. Poi, ripeto, al punto 1, fortuna, perché magari arriviamo lì e la strada è impiccata, come dicevo prima. Tre, ci sono diverse applicazioni che permettono di condividere i posti che troviamo per fare sosta libera o campeggio, qualsiasi cosa. Una di queste, che vi consiglio altamente, si chiama Park4Night. Purtroppo in Italia non è molto utilizzata, quindi non ci sono tanti posti, ma all'estero, per esempio in Francia, ci sono migliaia e migliaia di posti. In realtà a me piace trovare i posti da me, però molte volte magari uno si trova tirato coi tempi e tutto, arriva alle 8 di sera d'estate in un posto, dice ma adesso dove cazzo vado? Apri Park4Night, vedi che nel raggio di 10 km ci sono 15 posti segnati, vedi quello che secondo te è meglio, ti ispira di più e ci vai. Poi la cosa bella è che ci sono le valutazioni degli utenti, quindi se ci sono tante valutazioni positive è molto facile che quel posto sia bello. Se non ci sono valutazioni vuol dire che o il posto è brutto o il posto è poco frequentato. Se poco frequentato magari vuol dire che la strada è brutta, però potrebbe essere comunque bello. Insomma, dedicate del tempo al viaggio, prima del viaggio e durante il viaggio. Non accontentatevi di quei posti che, ah ma sì vai lì che ho sentito dire, cercate il miglior posto della zona, cioè, chi cerca trova, ragazzi, se davvero volete una cosa dovete cercarla. Poi per carità, adesso non è che se io vedo il posto mega figo nei monti con la strada così ci vado, no, perché il Ducato anche con le catene non ci sale, mi dice col cazzo ci salgo, però io comunque ci provo lo stesso. Oh, sto fuoco. Ora si può chiamare fuoco. Cherry. Bello ghiacciato sto olio, va?
Sherry, comunque alla fine di sta quarantena io sarò obeso, sarò 150 kg. No, ma ti fanno male, ma scherzi? No. Ma no, Sherry. Altro cioccolatino? Il cioccolato è una di quelle robe che mangerei fino a vomitare. Domani rifaccio la pizza. Non lo so, è che in realtà questo posto è mega bello. Forse addirittura più bello del Colle perché è più protetto dal vento. Poi c'è quest'area attrezzata dove si può fare il fuoco. Teoricamente è un po' più legale. Il problema è che non prende mezza tacca di telefono. Cioè neanche dire ciao sto bene, a parte tutto potrei anche programmare i video per i prossimi 4 giorni e stare fermo qua. Il problema è che davvero non prende niente. La cosa bella è che è anche scoperto dagli alberi. Cioè ci sono gli alberi però il sole arriva tranquillamente e i pannelli lavorano bene. Però non c'è la minima tacca, cioè neanche dire ok, tutto a posto, zero. Proprio non prende nulla. Quindi mi sa che domani mi trasferirò su, magari solo di giorno, solo giusto per lavorare un po' con internet. Poi mi trasferirò di nuovo qua. Non lo so, mi auguro che questi video vi piacciono comunque, per quanto gli ultimi siano stati molto monotoni, perché ci sono stati 4 giorni di... E chi è? Oh! Tanto non prende, tra un po' io te lo dico. Ah, ho visto, grande. Ho il culo ghiacciato. Che freddo. Comunque ci sono tipo 1 grado e 9. Però più freddo che ieri. Forse perché non sono vestito sotto. Comunque il cane, che non nomino perché altrimenti viene qua, finalmente ha capito che quella cosa che c'era per terra era roba di carne. Quindi sta leccando tutto. Anche perché se non lo mangia stasera domani non trova più niente. Sicuro passa una volpe. Se lo sta mordicchiando tutto. Comunque, finita questa tazza di vino, ci diamo dentro col GNP. No, dentro no, però insomma, è un po' che non bevo il GNP. È molto buono, lo conoscete? Non so esattamente se lo facciano in tutto il nord Italia, ma penso di sì. È una pianta presente sulle Alpi, quindi credo di sì. Non lo so, non è così importante. Ma Sherry, madò come se lo sta srappando. Ha trovato un nuovo gioco stasera. Gioco di cibo. Il fuoco è quasi ipnotico. A parte che sta spingendo di brutto a livello di calore ed è molto piacevole. Cioè, sto bastone una volta era lungo 1,5 metri, adesso è 30 centimetri. Cioè, lì è buono. Madò, come se lo sta rosicchiando quell'osso. Sì, poi chiamarlo osso è un eufemismo, è una sprega così. Tra l'altro, il macellaio, il padre del macellaio, quando ha dovuto tagliarlo, se ne è uscito con una roba... Cioè, non lo so, una roba da film horror. È arrivato lì, sbam, l'ha tagliato. Spettacolo. Tra l'altro il macellaio lì me l'hanno consigliato in tanti e la settimana scorsa quando sono sceso giù era tardi, non sono passato, eccetera, eccetera. E invece sembra che abbia roba buona. Ho mangiato sta salsiccia, era buona. Insomma, è finito sto vino. Ma GNP, liquore di montagna ottenuto dall'infusione di fiori di GNP provenienti dalle Alpi Occitane. Colore naturale. Madò, questo tira delle mine d'estate
Beh, tira delle mine innanzitutto perché è 40 gradi. E poi perché sai, sei attorno al fuoco, i fuochi durano fino alle 3 di notte, sai. Vabbè, questo canale non vuole invogliare all'alcolismo, però quando sei in montagna davanti al fuoco, cioè, capisci, no? Vieni invogliato. Pensare che una volta bevevo raramente vino e la birra proprio la detestavo, proprio non mi piaceva. E da un anno a questa parte invece ho scoperto la birra e soprattutto l'estate è una roba atomica. Una sera vino, una sera birra. Tra l'altro... un po' mi vergogno a dirlo, però questa settimana, cioè quella appena passata, cioè praticamente in una settimana ho bevuto 7 litri di acqua, che mi sembrano un po' pochi, così a occhio. Però, non lo so, dite che ho fatto male, ne ho bevuti troppi. Nel dubbio ho comprato più vino, così vado in pari. Ah, che buono. Cioè, vi giuro, se non avete mai assaggiato il Genepi, compratelo. Compratelo perché merita. Forte, cartella, si sente. Cioè non ti fai di sicuro la tazza di Genepi. Però dopo mangiato, attorno al fuoco, quel bicchierino ci sta. Che poi io lo bevo nella stessa tazza. Vabbè, ma questi sono robe da chi vive in camper. Cioè in camper, molti me l'hanno detto nei video passati e sicuramente lo faranno nei video futuri, non si può avere un bicchiere da vino, ok ragazzi? Non si può. Cioè pensate quando vado sullo Jaffarò o sul sommelier a 3000 metri col bicchiere da vino, cioè praticamente si disintegra. Quindi, e oltretutto è anche un problema di spazio, perché non posso avere un bicchiere per bere il latte, un bicchiere per bere il caffè, un bicchiere per bere la birra, un bicchiere per il GNP. Cioè la tazza deve fare tutto. Io ho 3 tazze perché ne uso diverse, una è mia, le altre 2 me l'hanno regalate, però uno non può avere un bicchiere per ogni cosa che beve. Dall'infusione di fiori d'Artemisia mutellina, raccolta in alta quota in Valle Maira. Ah, è fatto in Valle Maira, Cuneo. Un liquore fortemente aromatico, tipico della tradizione e cultura montana. Ingredienti: acqua, alcol, infuso di fiori di Artemisia mutellina Genepi, prodotto ed imbottigliato da Valverde SNC bla bla bla, a Corte Emilia. Cioè fatto nelle Langhe praticamente. Vabbè, figo. Ma Shiri sta ancora rosicchiando. Madò, sta andando matta. Non so perché all'inizio non si sia gasata. Forse non ha capito cosa fosse. Boh.